Allora, buonasera Nando. Buonasera. E benvenuto a Giulio Tremonti. Buonasera professor Tremonti, già ministro della finanza e dell'economia dei governi Berlusconi, bentornato. È in libreria con un libro che sta facendo molto discutere, Le tre profezie, appunti per il futuro di Solferino. Allora professore, parleremo di quali sono queste tre profezie, di come affrontare il mondo che cambia, ma iniziamo con Nando. Che abbiamo domandato agli italiani oggi? Beh, innanzitutto quale tra i due vicepremier sta operando meglio? Lo vediamo con il primo cartello. Salvini prevale su Di Maio 44-23, anche se il 33% dice nessuno dei due o non si esprime. E poi abbiamo chiesto se hanno la sensazione che il Partito Democratico nelle ultime settimane stia recuperando consenso. Vediamo cosa rispondono gli italiani con il cartello 2. Secondo 60% no, un italiano su tre, 33%, ritiene invece che il PD stia riprendendo un po' di consenso, il 7% non si esprime. Allora, professor Tremonti, intanto a qualcuno lei quando è governato è piaciuto, a qualcuno no, ma penso che sia in dubbio che di queste cose ne capisce. Ci dice il momento economico del paese qual è? Vuole la profezia? Vorrei, se l'avrebbe, se avrebbe mai immaginato che saremmo arrivati a questo punto. Ma in realtà è un momento molto complesso dappertutto, dall'America del Sud alla stessa Germania. Quindi è un momento di... E si stanno avverando le tre profezie, appunto. Quali sono queste tre profezie? Allora, Marx dice le forze, le potenze sotterranee evocate dallo stregone e del capitalismo, il mondo che si stava aprendo, non sono più dominate dallo stregone, sono uscite di controllo. E se guardi in giro ti rendi conto che il mondo è alla rovescia, diverso, è molto complicato. La profezia di Faust, Goethe, è il mondo digitale. Arriva uno che è Mefistofele, ti fa firmare una cambiale e tu gli dai l'anima in cambio di un mondo virtuale diverso, ed è la profezia sulla rete. Sulla rete ognuno vive una vita individuale, collettiva, diversa, migliore e peggiore rispetto a quella naturale. E poi quella di Leopardi che dice quando una civiltà diventa globale e dice Roma cade perché tutti diventano cittadini romani, nessuno si sente più cittadino romano e Roma cade. Non c'è più il confine che ti fa sentire dentro casa tua, se tutto è casa tua non hai più una casa. E in effetti in Leopardi, ma credo nel buon senso, c'è l'idea della patria e l'idea dell'Europa, non l'una senza l'altra, non l'altra senza l'una. Allora, professor Tremonti, questo mondo in trasformazione lascia spazio a quella che lei chiama la talpa del populismo, cioè alla fine in queste trasformazioni profetizzate in qualche modo sfugge qualcosa. Il populismo cos'è? No, allora, Marx dice la talpa scava sotto il capitalismo. Qui un'applicazione, un'application di Marx dice la giovane talpa populista ha scavato il terreno su cui era stata costruita la cattedrale della globalizzazione, con dentro l'idea, il simbolo di un mondo nuovo e di un uomo nuovo. Questo è stato per 20 anni. Poi, dalla crisi in poi, la realtà è tornata a essere, a fare il suo mestiere, cioè la realtà. Ci avevano detto, e io conosco tutti quelli che teorizzavano la fine della storia, la storia è tornata col carico degli interessi arretrati accompagnata dalla geografia. Per 20 anni si è immaginato un mondo piano, pacifico, una metrica universale, in realtà la storia è tornata ed è oggettivamente molto complicata. Nando Pagnoncelli, c'è stata una trasformazione anche sulla base di queste tre profezie che Tremonti fotografa, c'è stata una trasformazione anche dell'elettorato. Si cerca non tanto chi, in base alla propria competenza, in base al proprio sapere, ti risolve i problemi, ma chi li rappresenta. Chi li rappresenta e chi, meglio di altri, favorisce processi di identificazione. In tutto questo gioca un ruolo importantissimo la semplificazione del linguaggio e il fatto che il leader politico in qualche modo sia vissuto come una persona molto vicina, uno di noi,
e anche la semplificazione del linguaggio incontra un consenso molto forte da parte dei cittadini. Pensate che addirittura il 69% condivide il fatto che si utilizzino anche termini brutali e non si facciano tanti giri di parole, perché si esce da quell'idea della politica che utilizza un linguaggio un po' più paludato ma più distante dai cittadini. Questo inevitabilmente porta a sentire il leader più vicino indipendentemente dalle promesse che fa. Professor Tremonti, in questo quadro come si spiega lei i sovranismi che nascono nell'Europa? Diciamo che nel 1957, quando nasce l'Europa, il MEC, i popoli si fidano dei governi e i governi fanno l'interesse dei popoli, ed è durato per 40 anni. Quella era gente che vedeva il futuro. Quelli che sono venuti dopo, quasi tutti, non sono capaci di vedere neanche il presente. Faccio un esempio. Se tu vai in uno dei pochi ultimi luoghi democratici, supponiamo in un bar di campagna, di montagna, di periferia, e gli dici ci vuole più Europa, ti guardano. Ci vuole più unione bancaria, ti cacciano fuori. Se gli vai a dire ci vuole più Europa, più difesa, più intelligence, più protezione, magari ti prendono da bere. Cosa è sfuggito ai politici, Pagnoncelli? Ma in realtà è proprio quello che sta dicendo il professor Tremonti. In realtà la cosa che anche a me ha colpito molto, guardando i dati di Eurobarometro, che è la più vecchia ricerca in Europa, è da 73 che viene realizzata, sostanzialmente c'è una domanda di più Europa. Una difesa comune, una sicurezza comune, una gestione comune dell'immigrazione, una politica energetica comune. È chiaro che però quello che sfugge ai politici è soprattutto, o è stato, senza voler generalizzare, una capacità di ascolto, di entrare in sintonia anche con le emozioni dei cittadini, con le paure dei cittadini. Il che non significa cavalcare le paure, significa però farsene carico e provare a dare risposte, spesso non utilizzando, come dire, la chiave razionale, ma utilizzando le emozioni positive che possono in qualche modo attenuare quelle negative. Si è sovrastimata la competenza prima o si sta sottostimando adesso? Mettiamola giù così, ancora. Nel 2001 io avevo detto è un errore in Europa togliere di colpo i dazi. Se li tieni, difendi i nostri lavoratori, le nostre imprese e poi li togli con calma. Tutti a dire la globalizzazione è diversa. I dazi erano dappertutto nel resto del mondo, li ha tolti solo l'Europa che li vuole rimettere. Uno che ragiona così, che dice i dazi vanno tolti, secondo me è abbastanza un pirla. Diciamo, per dirla in maniera un altro modo, scientifica. Un altro modo. In Europa, disegnando la società il mondo perfetto, hanno fatto ogni anno 10 chilometri lineari di regole europee, su tutto, de minimis. In America hanno unificato le ferrovie, da noi i trapani dei laboratori, i lavandini. Cioè, l'Europa regola le cose meno importanti, sono sfuggite. Regola tutto, ma no, quando gli abbiamo detto che c'era la migrazione, c'erano, ci sarebbero state le migrazioni, ti sentivi dire è solo un'opportunità, adesso ti dicono è un problema. Ma dove erano vent'anni fa? Lei aveva detto diamo un punto d'IVA, tutta Europa diamola all'Africa, no? Nel 2001 la proposta era stata vai in un negozio, compri un paio di scarpe, e un punto d'IVA se il negozio è in rete con il volontariato in Africa, la signora Europa rinuncia a quel punto e va là. Non era la soluzione del problema, ma era un modo per accorgersi che il problema era... Ovviamente hanno detto di no. Lei scrive, la storia non si ripete, però Weimar vale come paradigma. Che intende? Diciamo che Weimar, la Repubblica, dopo la Grande Guerra, che fu un'esperienza umana devastante, è il laboratorio nel quale vedi le contraddizioni, vedi... si affermano le scienze più evolute, ma anche le credenze più sbagliate. Il Führer credeva negli anelli di ghiaccio cosmico, altri credono nelle scie chimiche. C'era tutto un confronto di idee e di posizioni che poi alla fine sono state
esperimenti paralleli di dittatura o di democrazia. Quando ha vinto la dittatura. Quando i fatti non piacciono, uno tende a allontanarli con la magia, con la... E questo è tipico delle fasi di crisi. È così, Pagnoncelli? Sì, è così. Se io penso che oggi 2 italiani su 3 ritengono che la democrazia funzioni male e che sia ora di cercare un modo migliore per governare il nostro paese, non significa che siano diventati antidemocratici, ma revocano in dubbio la democrazia e d'altra parte anche un certo tipo di comunicazione, di messa in discussione per esempio delle terze parti, questa ricorrente, come dire, espediente retorico, no? Per cui gli italiani vogliono e tutte queste cose, in realtà è come se mostrasse una differenza, una distanza molto forte tra la politica tradizionale e la nuova politica. E forse vale la pena anche ricordare che i giudici non vengono eletti, anche se qualcuno reagisce ad un avviso di garanzia dicendo io sono stato eletto e gli altri no, oppure quando si contesta l'INPS o la Banca d'Italia, le terze parti, no? Ecco, allora facendo leva sul fatto che gli italiani fanno fatica un po' a distinguere la tripartizione dei poteri e cose di questo tipo, allora forse vale la pena ricordarsi quello che disse già nel 48 Churchill, cioè che la democrazia è la peggior forma di governo, eccezione fatta per tutte quelle che si sono sperimentate finora. Senta Tremonti, professor Tremonti, lei si è trovato anche il ruolo... Pare che Churchill l'abbia aggiunto, è la migliore finché non incontri un elettore. Poi ti rendi conto in mano a chi è il destino di tutti. Sono naturalmente delle battute, però professor Tremonti, lei si è trovato nel ruolo che ora è del ministro Tria. È un ruolo difficile perché è la persona che tiene i conti in mano, che dice quanto entra e quanto esce, che ricorda in qualche modo a tutti qual è la realtà delle cose. Secondo lei che momento sta vivendo il ministro Tria? Dal suo psicanalista deve andare. Ce l'avrà, eh? Immagino che ce l'avrà. No, io vedo una cosa che non mi sembra corrispondere alla nostra Costituzione. La Costituzione non conosce la figura del ministro tecnico. I ministri sono tutti responsabili per le azioni del Consiglio dei Ministri. Quindi non ti puoi dissociare in senso tecnico. È un mestiere politico. A me è capitato di farlo, ma nel marzo del 2008 ho scritto la parte economica del programma e c'era tra l'altro scritto una crisi che arriva e si aggrava, nessuno allora lo scriveva, lo pensava. C'è anche scritto tutto quello che rappresenta impegni di cui sopra è subordinato alla crisi. Beh, prima ho scritto il programma, poi ho fatto il ministro e credo di aver rispettato quella linea. Quindi o sei d'accordo con tutto o te ne vai. Secondo me sono scelte che deve fare il governo, non lo so. Però io so che nella Costituzione della Repubblica c'è scritto che sei responsabile collegialmente. Ovvero che non c'è la figura politica del ministro. Lei esclude che stia invece svolgendo un ruolo politico, di tenere il più possibile la baracca in piedi? Ma deve essere in qualche modo collegiale comunque. Devi fare politica, vuoi fare politica, ma non puoi farla da tecnico. Giulio Tremonti, le 3 profezie, appunti per il futuro del Sorfino. Grazie per essere stato con noi.